Eccoci tornati in diretta nella finestra di Aria Pulita. Io sono molto contenta quando lui è qui da noi, il nostro Paolo Zani, che ci porta le notizie, a volte liete, a volte un po' meno. Devo dire che ultimamente sono più quelle un poco liete che ci porti. So che hai una novità, tanto vi ricordo come sempre il numero per chiamare quest'uomo che veramente, il cui telefono quando c'è Zani sempre, il nostro telefono quando c'è Zani è sempre veramente bollente, 02 45 70 23 12. Allora, partiamo con le novità Dunque, la intanto. novità è una buona novità. Cioè, tra le tante infamie che ha combinato il ministro Fornero, una buona in parte l'ha fatta. Qual è questa novità? Che dà la possibilità a tutte le aziende al di sopra dei 15 dipendenti di aprire delle forme di prepensionamento. Allora qui dice, oddio, cosa è successo? Zani è impazzito. No, non sono impazzito. Cioè, in buona sostanza cosa succede? Fino a 2 o 3 anni fa, i prepensionamenti, che peraltro ci sono ancora, interessavano generalmente i grossi gruppi industriali e soprattutto c'era un problema, che il costo sociale del prepensionamento era posto a carico dell'INPS, totalmente a carico dell'INPS. Con la riforma Fornero, la riforma del lavoro Fornero, si apre una possibilità importante. Cioè, le aziende che abbiano necessità di fare delle riduzioni di personale per crisi aziendale o quant'altro, possono stipulare degli accordi con le associazioni sindacali più rappresentative, CGIL, CISL, UIL, UGL, insomma quelle che sono, e una volta individuati i lavoratori da mettere in esubero, questi lavoratori, se maturano il diritto a pensione entro 4 anni dalla data di stipula questo accordo, possono essere messi in prepensionamento. Quindi questi lavoratori verrebbero licenziati, con che pensione vanno? Con la pensione teorica che gli sarebbe spettata quando fossero Apriamo i andati. telefoni, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Damiano. Saluto Buongiorno, Damiano. Zani e Damiano, Simona. ciao Damiano. Ma io vorrei dire una cosa. Noi telespettatori di Aria Pulita, per ringraziare una persona a noi molto cara che mette a disposizione il suo sapere, il suo servizio, al servizio di quei molti cittadini che non trovano risposte alle loro domande. La gentilezza di questo personaggio è assolutamente grande, quindi abbiamo pensato noi cittadini a ottemperare a ciò che le istituzioni regionali, provinciali e comunali non hanno mai fatto e voluto fare. Perciò dico, ringraziamo il signor Zani per la sua volontà di aiutare chi non ha assolutamente altre possibilità se non quelle di telefonare l'Aria Pulita. Grazie Zani. Ma che carino, ma senti, ma come concretizzi però, Damiano? Cosa pensate di fare? E noi vorremmo fare un pensierino a Zani di qualche cosa, Allora, per siccome l'hanno esempio. promesso anche qua varie istituzioni, ma fatica ad No, ma arrivare, infatti, cioè, io allora, avevo vediamo chiesto. se fate anche voi promesse da marinai oppure no, vediamo. Io. No, non lo so, adesso E vediamo. vediamo con quanto Organizziamo, tempo, ci quanto ci mettete, organizziamo. visto che i tempi della politica a volte sono anche lunghi per quanto riguarda No, ma noi, eventuali ricorsi. noi non siamo politici, noi siamo cittadini normali, che quello che diciamo cerchiamo di Ma mantenerlo al 99%. vedremo, vedremo, vedremo Damiano, io sono diffidente, devo vederle le cose. Comunque Va senti, bene, è molto vediamo. bella, guarda, io mi unisco come sapete perché Zani per me merita, a parte l'amicizia, io credo che un professionista come lui con la sua umanità sia raro da trovare, sono orgogliosa di averlo conosciuto. Allora, io resto senza parole, sono fortemente imbarazzato. Devo dire, ecco, a onor del vero, che però questa è la conferma che non ho sbagliato nella mia scelta di vita. Lo sapete, quello che sto facendo io lo faccio a titolo esclusivamente gratuito e qualcuno mi dirà: ma perché lo fai? Così lo dico a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Non perché sia matto, ma perché ritengo che se ho avuto la fortuna nella vita di acquisire una certa professionalità retribuita quando era retribuita, oggi sono in pensione, mettere a disposizione quelle che evangelicamente si chiamano i talenti a disposizione di altri va benissimo e ne sono ben lieto. Questo, diciamo così, cosa di Damiano non può che onorarmi. Ovviamente Ma di Paolo, questa volevo dirti una cosa, ma parte, tu lo conosci Damiano? sì, l'ho visto un paio di Forse volte. guarda un attimo se lo conosci bene. Sì, Damiano! lo vedo. Detto fatto. No, ma questa era concordata No, allora. assolutamente no. Ho un jet privato
Però Damiano, vieni qua, siediti qua, no, devo dirvi, lo faccio volentieri, racconto solo un piccolo aneddoto. Sì. È mesi che Damiano ci sta lavorando insieme a un gruppo di telespettatori proprio su utilizzando Facebook. È stato tra i promotori delle persone che hanno telefonato per chiedere che ti venga data veramente un riconoscimento. Sono mesi che ci va avanti, ha avuto un piccolo contrattempo per quest'estate, perché doveva già venire quest'estate, e mi ha chiamato e ha detto basta, io devo venire a darglielo, l'ha fatto insieme ad altri amici. Io sono orgogliosa di avere te e persone come Damiano. Raccomando, ecco, che bisogna, non tutto il mio lavoro non può prescindere da un ringraziamento allo staff di Aria Pulita, Simona in prima cosa, perché è quella che mi dà la possibilità di arrivare, perché altrimenti onestamente avrei delle difficoltà. Abbiamo la fortuna di avere un emittente libera, se ce la conserva, esatto, nel no, tempo, questo questa, onore questa del, a onore del vero, perché io collaboro con altre televisioni, ma devo dire che la RAI, cioè, diciamo, la televisione pubblica non parliamone, perché lì va tutto in registrata, quindi non se ne parla. Ma... Senti, ma questo è il tuo momento, goditi il tuo momento e fai, se vediamo cosa ti hanno preparato i telespettatori, allora, organizzato da loro. Allora, qui questo lo leggo. I telespettatori di Aria Pulita riconoscenti ringraziano il mitico, grazie Paolo Zani, sempre disponibile e solerte nel consigliare chi pone quesiti in materia previdenziale, spesso sostituendosi e colmando lacune di chi sarebbe preposto a quello, distinguendosi sempre con gentilezza e cortesia. Bello, per tutti noi, grazie, grazie di cuore. Questo posso dirti che vale 10 Ambrogini, secondo me. Ah, ma infatti, questo ne vale 10, ma ne vale 10, veramente 10. Avevamo pensato a un riconoscimento sicuramente dalle parti delle istituzioni. Quando io ho chiesto a Maiorino in trasmissione di dare non un Ambrogino, ma un riconoscimento sicuramente a una persona che dà del suo tempo, la sua voglia, la sua volontà di tutto quanto, nel rispetto di quantomeno di chi, come dicevo prima, non ha assolutamente opportunità, se non quella di telefonare perché magari è anziana, perché magari ha tanti mille altri problemi, e tu riesci comunque a risolverli dandogli comunque una speranza di qualsiasi cosa che loro hanno bisogno. Perciò dico, ti consegno. Aspetta che... Consegnalo bene, oh, guarda, infatti, giraglielo così, che si veda bene, eccolo. Ah, mamma mia, guardate, oh, no, neanche, guarda. Guardate. Eccolo qua, adesso andate. Ma fammi vedere cosa ti hanno scritto. Che meraviglia. Al signor Paolo Zani, con riconoscenza e stima dai telespettatori di Aria Pulita. Dai. Guardate, poi che apprezzo, mi scegli tutti dall'inquadratura. Apprezzo anche una cosa, questa è una cosa veramente che apprezzo molto, che avete messo al signor Paolo Zani. Voi sapete che io sono scevro da quando mi chiamano dottore, perché io riconosco solo il titolo di DOT come dottore delle pensioni, allora, che non è previsto però da signore, nessuna, scusami, delle volte il signore è più importante, cioè, del DOT, sicuramente. Ma l'ho apprezzato, vero. Guardate, veramente vi devo ringraziare. Senti, ma Damiano, prendi una telefonata, va? No, io vorrei, aspetta, posso dirti una cosa? Cioè, a nome anche di tutti i telespettatori che non riescono a prendere la linea, ma si appoggiano sulla pagina di Aria Pulita, io vorrei, o noi vorremmo, che tu quantomeno leggessi qualcheduno, non quelle scurrili oppure che... Come Facebook? Esatto, no, sulla pagina di Aria Pulita, sì. Esatto, super. Non dico che devi leggere tutte quante, però quantomeno... Qualche commento, perché io ho sentito molte lamentele di gente che non riesce a prendere la linea, però vabbè, ha delle cose serie da dire. Io le apprezzo quei consigli che sono intelligenti, questo lo è. Dai, prendi tu un pronto, che sei abituato tu da casa. Senti, pronto? Ti abbiamo in linea. Ma sei spaventato? No, buongiorno. Si spaventano. Buongiorno. Io sono Rolando, volevo fare complimenti al signor Zani, anche se diciamo non è molto che seguo i suoi consigli, ma l'ho ascoltato, è una persona veramente preparata e penso che sia utile ai cittadini che hanno, diciamo, la necessità di chiedere delle informazioni che, come giustamente diceva il signore che vi affianca a lei, hanno bisogno, magari hanno informazioni che a volte non è facile magari avere o per mille motivi. Io volevo chiedere una cosa, infatti se si ricorda Simona l'altro giorno ho fatto una domanda, no? Chiaramente provocatoria ai politici, ma non hanno risposto per due volte consecutive. Io volevo dire, signor Zani, io sono un delegato sindacale e abbiamo fatto degli accordi con la nostra azienda per mandare mobilità ai pensionieri lavoratori che avevano i requisiti, no? Ora ci stiamo ritrovando purtroppo dei lavoratori che non hanno la copertura perché sono persone che praticamente hanno firmato prima della legge Fornero, però hanno delle scoperture. La mia domanda è, si può capire, visto che si preoccupa tutti di una persona,
no? e diciamo della decadenza di una persona. La legge Fornero, perché è una legge retroattiva rispetto ad altre? È vero o non è vero? Grazie, buongiorno e buon lavoro. Cioè, in realtà è retroattiva per gli effetti, non è retroattiva, perché dice da adesso in avanti i requisiti sono questi. Cioè, è retroattiva perché uno si aspettava di andare in pensione, ma tecnicamente non è retroattiva. Sul fatto poi che si preoccupano di una persona e non si preoccupano dei 140-150 mila esodati, perché ce ne sono ancora tanti, tanti quanti, questo qui si commenta da solo. Cioè, qui purtroppo anche i politici stanno facendo delle gran promesse, 150.000 è un numero significativo, ma quello che io continuo a dire, lo dico da sempre e chi mi segue lo sa, e non, lo devo dire, non sono il 150.000 che mi interessa, ma sono 150.000 singole persone, singole famiglie che soffrono e che non vedono un futuro. Perché non è un problema collettivo questo qui, non ce lo vogliamo capire, è un problema singolo. Io ci sono passato anch'io, quindi lo so bene cosa vuol dire. Cioè, nel senso che tu ti vai a addormentarti la sera e dici, ma dai, tra 3 mesi, 6 mesi vado in pensione, poi la mattina dici, no, è cambiato tutto, ma forse cambierà qualcosa. No, ma state tranquilli che metteremo cosa. Ma i politici, ma volete metterci mano a questo problema una volta per tutti e dare tranquillità alla gente? Dai, uno non può arrivare a 60 anni. Vai Damiano. Pronto? Vediamo che abbiamo pronto? In linea. Damiano, la voce troppo più dolce. Pronto? Pronto? No, ci dicono che non possiamo prendere telefonate perché stiamo chiudendo la trasmissione. Io davvero, come sapete, beh, ringraziamento a Paolo Zani per i tanti anni che sta trascorrendo con noi, sta dando una mano a tantissime persone. Lo faccio nella parte finale della trasmissione a i tanti amici di Aria Pulita, perché Damiano e le tante persone che abbiamo conosciuto in questi anni sono veramente per noi degli amici, e io sono contenta che Damiano oggi sia qui, che abbia avuto insieme ad altre persone lui quest'idea, perché dimostra che spessore siano fatte le persone che sono anche dall'altra parte dello schermo. E poi fammi dire una cosa, a questo punto ci si vede oggi a mezzogiorno Damiano, al telefono, alle mail e su Facebook. Ah, brava. Ci vediamo alle ore 12. Grazie.